Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergent di Game Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei mazzi rogue migliori di dicembre 2019. Cosa sono i mazzi rogue? Ve lo devo spiegare ancora. Sono mazzi che sono competitivi, sì, ma non vincono troppo in realtà, quindi di conseguenza sono sopra for fun, possono competere tranquillamente, però non vincono troppo. E partiamo subito con il quinto posto, dove troviamo, signori e signori, Subterror Guru Control. Mazzo che, essendo Control e avendo accesso a un macello di roba, si merita questa posizione. Fortunatamente non è diventato così tanto, cioè non è così tanto opprimente come lo era mesi fa. Però adesso comunque sta in classifica su Terror Guru Control, sempre mazzo bastardo, sempre mazzo che crea un sacco di problemi. Però tutto sommato ora è gestibile la situazione. Quarto posto invece per i cari Cyber Draghi. La cosa positiva di Cyber Drago è che può avere accesso alle carte Orcust, quindi ad un engine mazzo molto forte, sia può andare going blind second e otkappare tranquillamente. Adesso i mazzi che vanno going second, blind second, hanno un po' di gioco perché non ci sono board da miliardi di negate, anzi se va bene te ne fanno due, quindi di conseguenza Cyber Drago, se riesce ad andare sopra quelle due negate, può tranquillamente riuscire a calare una board che ti permette di otkappare, proprio così come Luna Light. Il problema di Luna Light è che sostanzialmente potrebbe finire le risorse sempre molto più facilmente di Cyber Drago. Per questo motivo c'è Cyber Drago e non c'è Luna Light in questa posizione. Nel caso Cyber Drago è un mazzo sempre fantastico, quindi mi va benissimo così. Finché rimane Cyber Drago e non c'è altra merda. Però andiamo al secondo, no, terzo posto, dove troviamo una novità per quanto riguarda la mia classifica, perché non c'è mai stato un classifico questo mazzo. Sto parlando di Magico Moschetto. I moschettieri! Allora, l'unica cosa che mi convince a mettere Moschetto è che sostanzialmente ha un link che gli fa pure del caffè. Cioè, se loro riescono a calare il link, se Magico Moschetto riesce a calare il link, è effettivamente una belva. Il problema è arrivarci a buttare sul terreno una roba del genere. Quindi, di conseguenza, il deck sì è forte, è buono, è molto buono, però soffre un pochino alcune negate che vengono giocate in meta. Poi ci sono molti mazzi che la mettono nel culo sto mazzo, quindi di conseguenza ecco qua, Magico Moschetto sì, forte, molto forte, però c'è roba decisamente migliore, proprio come il secondo posto. E questo del secondo posto è più che una richiesta, questo del secondo posto è una speranza che questo mazzo salga ancora. Abbiamo Hero che ultimamente ha avuto uno sfacelo di supporti ed è molto 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 forte, anche perché ha un macrocosmo calabile tranquillamente di archetipo e ha anche Malicious Bane che crea macelli, fa danni in una maniera impressionante. Hero è fortissimo, costa pure un accidente, solo che a volte fa risultato, a volte no, e dipende, forse sì, forse no, è così, non lo so, però comunque rimane un mazzo molto capace di tenere il meta e di dare fastidio a anche i top tier, quindi posizione meritata per lui. Primo posto invece per Autistic Geist. Altergeist è il control per eccellenza, perché è un mazzo completo, è un mazzo che c'ha tutto, può giocare i solenni, può giocare tutto. Il problema di Altergeist è che al momento o fa fatica a chiudere, oppure se si fa troppi danni poi rischia di perdere per una cazzata, perché con i solenni fai un botto di danni e alla fine. E ultima cosa che non è da sottovalutare, se si becca Ash su spoofing personale è la fine veramente. Il mazzo ora come ora non costa esageratamente, però c'è sempre il solito problema: bisogna prendere l'extravagance. Questo magari poteva trattenere prima alcuni giocatori dal farselo, però ora sta arrivando anche il link 4, quindi di conseguenza Altergeist riceverà questo bump up
E probabilmente molti giocatori potranno decidere di prendere finalmente queste benamate extravagants che prima o poi magari verranno ristampate, sicuramente verranno ristampate, per carità, nell'arco del 2020 una ristampa per extravagants arriva, secca, secondo me ultra arriva 100 su 100, però non si sa come reggerà, non si sa nulla, perché da banlist al momento non si conosce, quindi non si sa che fine farà Altergeist e che fine farà tutto il meta. E nel caso... Per come la vedo io, è il mazzo che può più reggere il meta e ha più possibilità di reggere il meta futuro rispetto agli altri mazzi di questa classifica. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito, ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. In questo caso sarà lo Yugi giornale, perché è martedì, te lo ricordo. Ciao ragazzi!